Hai accettato un'offerta per partecipare a un programma sperimentale che porterà te e i tuoi colleghi su diversi pianeti del Sistema Solare dove dovrete vivere. Come volontario, hai dedicato tutta la tua vita a questo studio. Hai 25 anni e la tua destinazione è Mercurio. Il tuo collega Ryan ha 45 anni, andrà su Plutone. Nora ha 18 anni e andrà su Giove. Jeff ha 65 anni, andrà su Marte. E Vivian, che ha 25 anni, andrà su Nettuno. Ognuno di voi avrà nel corpo un composto chimico unico per incrementare la durata della vita. Siete tutti sulla rampa di lancio e pronti per il decollo. Ognuno siede nella cabina di pilotaggio della propria astronave e vi lanciate verso i vostri pianeti. Anche se Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, non è il più caldo. Questo onore va a Venere, ma è il pianeta più veloce a orbitare intorno al Sole. Sulla Terra un anno è composto da 365 giorni, ma su Mercurio dovrai aspettare circa 3 mesi per festeggiare Capodanno, 88 giorni per essere precisi. Il concetto di tempo cambierà drasticamente per ognuno di voi. La teoria della relatività di Einstein dice che il tempo può essere influenzato dall'accelerazione e non scorre in modo costante. Scorre più lentamente per gli osservatori in movimento rispetto che fermi. È anche influenzato dall'attrazione gravitazionale. Più ti avvicini ad una grande massa con una forte gravità, più lento sarà il tempo. Le persone non possono percepire questo fenomeno. Gli scienziati hanno stimato che la differenza è di circa 90 miliardesimi di secondo in 79 anni. Ma su pianeti diversi, con masse gravitazionali diverse, le differenze potrebbero essere più visibili. L'astronauta Scott Kelly è andato nello spazio mentre il fratello gemello, che ha 6 secondi più di lui, è rimasto sulla Terra. Quando Scott è tornato, il divario si è esteso a 6 secondi e 5 millisecondi. Arrivi nel tuo dormitorio e disfi i bagagli. All'esterno vedi una Terra desolata e la temperatura è superiore a 430 gradi centigradi. Ma di notte la temperatura scende a meno 180 gradi centigradi. Questo perché Mercurio non ha un'atmosfera che possa intrappolare il calore e mantenere il pianeta caldo. Nel campo magnetico si formano venti solari che creano forti tornado fatti di plasma caldo. Dopo esserti sistemato e aver messo tutti i tuoi favolosi libri su uno scaffale, il terreno trema e fa cadere alcune tue cose. Sulla superficie di Mercurio le placche tettoniche sono attive e causano terremoti. Ti ci dovrai abituare. Decidi di fare una videochiamata con il resto dei tuoi colleghi per un rapido aggiornamento. Ryan è su Plutone, a miliardi di chilometri da te, e non c'è molto segnale. Plutone è considerato un pianeta nano e uno dei luoghi più freddi del nostro sistema solare, con temperature che raggiungono i meno 240 gradi centigradi. Quindi non puoi nemmeno lasciare il dormitorio. Prende la sua webcam e vi mostra cosa c'è fuori la sua finestra. Ci sono montagne alte più di 3.000 metri, ricoperte di ghiaccio di metano. Plutone impiega 248 anni per orbitare attorno al Sole, il che significa che Ryan impiegherà molto più tempo per festeggiare Capodanno. Nessun essere umano può vivere così tanto sulla Terra, ma i composti chimici che avete preso lo renderanno possibile. Ryan dovrà aspettare 90.520 giorni terrestri per il nuovo anno, e con questa gravità invecchierà molto più lentamente di chiunque altro sulla Terra. Dopo, la più giovane dell'esperimento, Nora, vi fa vedere come si è sistemata sul più grande pianeta del Sistema Solare, Giove. Giove è così gigante che al suo interno potrebbero starci più di 1.300 terre. Sono come 1.300 chicchi d'uva comparati a un pallone da basket. E anche se è così grande, il pianeta completa una rotazione attorno al suo asse in appena 10 ore. Quindi un giorno è più breve rispetto che sulla Terra. Nora vi mostra il suo dormitorio, che assomiglia a un divertente parco giochi. L'intero complesso è abbastanza robusto da resistere ai venti estremi che possono raggiungere più di 540 km orari. Le persone responsabili dell'esperimento sono state abbastanza intelligenti da non collocare il complesso nella grande macchia rossa, un'area dove c'è una tempesta simile a un uragano che dura da più di 300 anni, e questa zona è due volte più grande della Terra. Giove ha bisogno di circa 12 anni terrestri per compiere un'orbita completa attorno al Sole, cioè 4.307 giorni. Ciò significa che Nora dovrà aspettare 24 anni terrestri per compiere 20 anni. Ma la gravità su Giove è molto più forte di quella terrestre, quindi potrebbe invecchiare due volte più velocemente. Dopo aver mostrato tutto, è Jeff, il più anziano, a farvi vedere Marte. Si chiama pianeta rosso perché è ricco di minerali, quali il ferro, che arrugginisce. Il suo bunker è molto più lussuoso di quello degli altri e ha anche la vista migliore. Si vede la montagna più alta dell'intero sistema solare, circa tre volte più alta dell'Everest.
Olympus Mons è anche un vulcano, come se essere la montagna più alta non fosse già qualcosa di straordinario. Marte ha bisogno di 687 giorni per orbitare attorno al Sole, poco meno di 2 anni terrestri. Potrebbe non essere il più veloce del Sistema Solare, ma non è come Plutone, almeno. Ha anche una forza gravitazionale più debole rispetto alla Terra, ma con 25 ore in un giorno, Jeff potrebbe anche non sentire la differenza di fuso orario rispetto agli altri. Vivian si unisce alla videochiamata e mostra a tutti Nettuno. Vive in una zona collinare, per cui il pianeta più ventoso del nostro Sistema Solare non è così duro per lei. Ha un nucleo roccioso come la Terra e un'atmosfera inabitabile. Nettuno è blu a causa dell'assorbimento della luce rossa da parte dell'atmosfera fatta di metano. Vi mostra la vista della sua finestra panoramica e potete vedere tutte le 14 lune di Nettuno e alcune nuvole. Un giorno intero su questo pianeta dura solo 16 ore. Vivian dovrebbe aspettare 164 anni terrestri affinché Nettuno orbiti attorno al Sole, ovvero 59.860 giorni sulla Terra. È ben oltre la normale durata della vita umana sulla Terra, mentre una tartaruga gigante potrebbe sopravvivere. Ma grazie allo speciale composto chimico, l'esperimento potrà concludersi al meglio. La gravità è molto più forte su Nettuno rispetto alla Terra, quindi Vivian potrebbe invecchiare quanto Nora su Giove. Dopo la videochiamata fai un giro per il complesso e scopri che in diversi bunker ci sono delle persone. E lo stesso vale per i tuoi colleghi sugli altri pianeti. Hai dimenticato che aspetto alla Terra. Hai dimenticato com'è l'atmosfera e persino il vento che ti sfiora la pelle. Ma hai reso questo posto abbastanza accogliente, con tanti esemplari di flora e fauna clonati e portati dalla Terra attraverso biocamere. Ti sei completamente dimenticato della missione. Poi ricevi la notifica di una videochiamata per aggiornare tutti sui tuoi progressi. Imposti tutto e aspetti che si colleghino. Dopo circa un minuto, nessuno risponde. Non hai loro notizie dall'ultima videochiamata di 1000 anni fa. Ma poi, uno per uno, tutti si uniscono alla videochiamata. Le sostanze chimiche nel vostro corpo, sufficienti per prolungare la durata della vita, non hanno avuto alcuna influenza sul vostro fisico. Non siete invecchiati alla stessa velocità della Terra, ma ha rallentato il processo abbastanza bene nell'arco di 1000 anni. Non tutti hanno lo stesso aspetto. Ryan aveva 45 anni sulla Terra, ma è invecchiato solo di 4 anni su Plutone perché ha orbitato attorno al Sole 4 volte in 1000 anni. Adesso ha 49 anni, ma se fosse sulla Terra ne avrebbe 1045. Poiché su Plutone la gravità è debole, non è cambiato drasticamente a livello fisico, come previsto. Nora aveva 18 anni quando è partita per Giove ed è ancora la ragazza energica che era 1000 anni prima. Il pianeta impiega 12 anni per orbitare attorno al Sole, il che significa che ora ha 30 anni. Ma a causa della forte gravità su Giove, ora ne dimostra 60. Jeff è atterrato su Marte quando aveva 65 anni. E lì ci vogliono 687 giorni per un'orbita completa attorno al Sole. Quindi al momento ha 596 anni. Ma invece di sembrare vecchissimo, a causa della gravità così debole sul pianeta rosso, è invecchiato più lentamente rispetto al tempo trascorso e dimostra 80 anni. Dopo essere atterrata su Nettuno, Vivian, che aveva 25 anni, ora ha 31 anni. Ci vogliono 164 anni per fare una rotazione completa e questo l'ha resa piuttosto anziana. E con una gravità così forte su Nettuno, proprio come quella di Giove, sembra avere 70 anni. Tu hai 4.147 anni su Mercurio. Dal momento che ci vogliono solo 88 giorni perché il pianeta ruoti intorno al Sole, ora sei il più anziano del gruppo. Ma a causa della gravità così debole su Mercurio, dimostri una quarantina d'anni.